Incontro. Una mattina. Ha preso il via lunedì ad Albanella 21 agosto la 10ª edizione della rassegna nazionale dell'editoria Un libro sotto le stelle. Grande partecipazione di pubblico per la presentazione dei libri, la musica fa crescere i pomodori del maestro Peppe Vessicchio e in viaggio con la cucina ebraica alla ricerca del cibo perduto della giornalista Carla Reschia. Ai saluti del sindaco Renato Iosca sono intervenute le giornaliste Rosaria Sica e Marisa Del Monaco. Molto apprezzato l'intrattenimento musicale di Claudio e Diana, musicisti professionisti da 30 anni e del maestro Massimiliano Essolito al mandolino. La musica fa bene in generale e si fa musica proprio per un bisogno da sempre, non c'è popolo che non abbia la sua musica, c'è chi dice che la musica sia la seconda lingua di ogni popolo, quindi forse attraverso la musica è possibile comunicare molto più facilmente che con altri linguaggi. E io studio il fenomeno, la risposta che hanno alcuni organismi viventi, che sono irradiati, sottoposti a musica. Non posso dire che ascoltano musica perché i pomodori non hanno le orecchie, ma sicuramente le piante di pomodoro ricevono qualcosa dalle molecole dell'aria che si muovono, perché il suono è tale e si propaga perché in effetti sono le molecole che da una condizione statica si muovono. Ecco, questo movimento sollecitato da una specifica musica, io sono partito da Mozart, ma posso dire che questa musica si può chiamare musica armonico-naturale, è possibile farla con tutti gli strumenti, quindi non soltanto quelli classici. Si tratta di rispettare alcune regole di polifonia. Questa musica ha questa proprietà, quella di indurre questi organismi viventi ad una, chiamiamo su un termine in inglese, una performance ottimale. Ecco, diciamo che le mucche del Wisconsin fanno più latte, le piante fioriscono in anticipo, mostrano vigoria proprio nel loro atteggiamento delle foglie, del fusto, e i frutti, devo dire, stanno rivelando anche a livello chimico alcune caratteristiche che i laboratori poi riusciranno in qualche modo a testimoniare. Questa sarà una cosa molto interessante, perché finora si è parlato solo di quantità, si parla di qualità organolettiche, ma credo che ci sia qualche cosa di più che poi scopriremo.